siamo esattamente nello stesso versante della stessa collina e quindi sono due suoli identici. È importante che qua ci sono almeno, così solo a occhio, 10 o 15 varietà di erba diversa e di lì praticamente c'è solo gramigna. Lì è proprio una vigna convenzionale come deve essere una vigna convenzionale. Diserbante, concime, fungicidi di sintesi, sistemici, l'arsenale completo di quello che serve. E alla fine, se noi andiamo a prendere una langata di terra da qui e da lì a pochi metri di distanza, adesso vedremo che è una cosa completamente diversa. C'è un colore molto scuro, quindi una buona umificazione, non c'è compattazione e c'è una digestione molto evidente della sostanza organica. Per esempio, in questo punto c'è probabilmente una quantità di erba che è stata interrata, eccetera, che è già digerita. Comunque è interessante vedere anche il colore a confronto adesso della parte di qua. Vado. Intanto la vanga penetra molto fa meno facilmente, bisogna che io spinga molto di più, perché la terra comunque è più compatta. Il colore non c'è confronto perché si vede subito che è molto più chiaro. E questa cosa che vi dicevo, vedi che per esempio qua c'è il residuo di una foglia che è diventata torba, magari era lì e poi. Non c'è, c'è un'asfissia totale, vedi com'è tutto compatto, di qui si capisce che questa zolla è totalmente impermeabile, non può assorbire acqua, non può assorbire aria, per cui dal punto di vista batterico questa terra è sicuramente molto più morta della mia. Guarda dove è passata la vanga, come l'ha lasciato lucida. E questa è morte. Poi c'è anche il discorso del naso. Qui sa di sapone da lavatrice. Se prendi una manciata di là è fungo. Life and death. È proprio quello. La vita e la morte.